L'Arezzo Classic Motors, giunto alla sua 20ª edizione, quest'anno si arricchisce di un padiglione in più, quello dedicato al modellismo. I visitatori possono infatti ammirare plastici ferroviari ed imponenti, uno di 50 metri ed un altro di 24. Abbiamo voluto realizzare questa mostra cercando di coinvolgere tutti i modellisti, almeno toscani, per dare un nuovo slancio al modellismo che purtroppo è in declino, e dobbiamo ringraziare in particolar modo l'organizzatore nella persona di Sangalli che ci ha permesso di fare questa manifestazione, perché essendo la prima volta, continuo io, che ci ha permesso di fare questa manifestazione perché altrimenti se no da soli è difficile, perché i costi sono molto alti, e quindi lui ha voluto inserire all'interno delle auto moto d'epoca anche questo modellismo, per vedere se parte, che potrebbe essere in futuro una nuova attrazione per Arezzo Fiere Congressi, visto che c'è tanta gente interessata e nel centro Italia manca una manifestazione del genere. 200 metri quadrati di area espositiva sono invece dedicati ai diorami. Si possono vedere infatti, tra gli altri, la ricostruzione di Palazzo Vecchio a Firenze e quella della stazione ferroviaria di Arezzo del 1800. Questo è un esempio di modellismo di persone che veramente hanno una grande passione. Tu vedi, è stata ricostruita la stazione d'Arezzo così come era nell'anteguerra, con il famoso capannone che oggi non c'è più, con tutte le lamelle in rame fatte una per una. È veramente un'opera d'arte. Di qua, se Daniele si sposta, vedi, abbiamo questa, è l'Amerigo Vespucci, il modellino. Tu sappi che colui che l'ha fatta ha autocostruito tutto, non ha comprato niente, se l'è proprio creata ex novo. Tu pensa quanto tempo ci ha passato per fare un'opera d'arte in questo modo qui. E questo è un esempio di modellismo che poi puoi trovare qui dentro un po' dappertutto.